gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come è nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, che voi fate che le piaghe del Signore siano impresse. Thank you.
Attento, piano. Cristo e ti benediciamo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E qui davanti a Sant'Agata si conclude, nella piazza principale di questo paese, si conclude questa sera la processione del Cristo morto. Il Cristo entrerà morto in questa chiesa, ma sempre in questa chiesa risorgerà. La morte non è l'ultima parola di Dio. L'ultima parola di Dio è la resurrezione. Ecco che allora, mentre ora vedremo il saluto della Madonna e del Cristo che entra, purtuttavia dobbiamo pensare che Cristo risorge. E se Cristo non fosse risorto, direbbe, dice San Paolo in una delle sue lettere, vana sarebbe la nostra fede. Il Venerdì Santo non è l'ultima parola di Dio, l'ultima parola, torno a dirlo, è la resurrezione, che ci proietta verso la positività e la speranza. Dicevo in una delle omelie di questi giorni, il buio non è l'ultima cosa, perché dopo il buio c'è sempre il sole che sorge e che ci fa vedere le cose con occhi diversi. Però dobbiamo essere disposti tutti a vedere con la luce nuova le cose, perché anche se il sole sorge ed è nuovo ogni giorno, benché sempre lo stesso, se noi rimaniamo con gli occhi chiusi, non vedremo mai la bellezza che il sole, giorno per giorno, ci mette dinanzi. Cristo ci proietta verso la positività. Vedete, quest'urna non è una bara, è dorata. Ma lo sapete perché è dorata? Perché è il sepolcro della resurrezione, è in attesa della resurrezione. Il manto della Madonna perché è ricoperto di stelle tutte d'oro? Perché è la resurrezione, il dolore, la morte non è la fine, c'è sempre oltre. E dobbiamo e dovremmo tutti imparare a leggere i segni che portiamo della nostra fede. Quindi l'augurio qui questa sera certamente di una buona e santa Pasqua. Voi mi potete dire, o parlare non ce ne scio senso, c'è ancora Pasqua, non ci siamo arrivato. No, non è così, perché stiamo celebrando proprio la Pasqua, che comprende tutti e tre
i giorni, quindi una buona e santa Pasqua, e impariamo a leggere i segni della nostra fede per crescerne ed esserne edificati. Concludiamo intanto con una preghiera, poi un bel canto alla Madonna, la Madonna che do... Totò già è entrato in crisi, non so tutta la banda, comunque. Facciamo la preghiera e poi fate voi un canto. Gesù mio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.